Allora, magnifico rettore, finalmente ci siamo, si ricomincia l'attività all'aperto, un appuntamento fondamentale per l'Università di Camerino. Finalmente ci siamo, in realtà le nostre attività non si sono mai fermate. Le abbiamo svolte in sicurezza, le abbiamo svolte, diciamo, abbiamo svolto quelle che potevano essere svolte, sempre rispettando le regole che lo Stato ci ha dato. Oggi c'è la possibilità di aprirci ulteriormente, ripartire con delle attività come quelle dell'arrampicata sportiva, piuttosto che la palestra interna, oltre a quella che si aggiunge alla palestra esterna, e lo facciamo con grande attenzione, ma soprattutto consapevoli che queste attività sono fondamentali per i nostri studenti e per tutto il territorio. Ecco, rettore, è emblematica la foto che abbiamo alle sue spalle, che è stata oggetto anche di una sua considerazione in fase appunto di conferenza stampa, il passato, il presente e il futuro del CUS. Sì, beh, la foto rappresenta esclusivamente il presente. Il passato l'ho ricordato perché, diciamo, la memoria oramai incomincia a essere veramente storica e ricordo benissimo, allora ero un elemento della polisportiva quando ci spostammo dallo stadio della Vittoria per venire a giocare le partite in questa nuova struttura che era il campo di calcio, con una pista nera che nulla a che vedere con la pista che abbiamo oggi. Gli impianti sono cresciuti, sono diventati tra i più belli d'Italia e noi vogliamo che diventino ancora più belli e stiamo investendo in maniera importante su un pezzo di terra che abbiamo qui adiacente e lì costruiremo il completamento del nostro progetto. Un progetto che consentirà di fare sport a tutti gli studenti universitari che lo vorranno e che metterà a disposizione delle nostre comunità queste strutture tutte le volte che lo vorranno. Lo stiamo già facendo. Le nostre strutture le condividiamo con le associazioni, con i comuni, con le città, proprio per dare ad ognuno la possibilità di essere magari all'aria aperta, respirare dell'aria buona e fare dell'attività ludico-sportiva.